Ho pensato molto a come inaugurare i preferiti di Joe in questo nuovo palinsesto, ma forse ho trovato la maniera più giusta. Ho deciso, dato che veniamo da un anno dove praticamente al 75% siamo stati chiusi in casa, che era giusto riflettere anche sul bene che ci ha portato, perché secondo me il fatto di rimanere chiusi in casa non ci ha portato solo ed esclusivamente cose negative, almeno per quanto riguarda me. Chiaro che io, essendo una persona di mondo, ho sempre preferito uscire, stare fuori di casa il più tempo possibile e infatti l'arrivo della quarantena, sia la prima che la seconda volta, mi ha veramente destabilizzato a livello psicologico. Però ho cercato, proprio per iniziare col piede giusto quest'anno, di vedere il lato positivo della cosa, motivo per il quale oggi vi porto i preferiti di Joe della quarantena. La prima cosa che sicuramente mi mancherà della quarantena saranno le videochiamate con gli amici. È una cosa che a me è piaciuta tanto, ma per il semplice fatto che i miei amici stanno tutti in regioni diverse, motivo per il quale giocare insieme a loro oppure solo chiacchierare una volta a settimana durante questo periodo dove eravamo tutti chiusi in casa e non avevamo niente da fare è stata una cosa veramente bella che mi piacerebbe riproporre. Poi chiaro, dipende da regione a regione, non è più stato possibile dopo il primo lockdown fare questa cosa, però mi piacerebbe riprendere un po' questa abitudine, questa tradizione tra virgolette, magari anche solo una volta al mese. Un'altra cosa che mi mancherà della quarantena è il mio momento, ovvero un momento che mi ero ritagliata dopo pranzo per la precisione, dove essere improduttiva, o meglio, dove rilassarmi e fare cose come per esempio leggere, cosa che purtroppo so già che mi porterà via molto meno tempo rispetto a quello che è successo in quarantena, o vedere un film, vedere una serie TV, insomma, il mio momento, quel paio d'ore che mi ritagliavo ogni giorno prima di fare le lezioni di danza online. Dopo aver fatto tutta la mattina la programmazione del canale, le mie commissioni casalinghe, diciamo, eccetera, è una cosa che forse vorrei ritagliarmi anche in una vita normale. Una cosa che mi mancherà sicuramente della quarantena, ma che in realtà mi è mancata dopo il primo lockdown, è la panificazione. Se mi conoscete, se bazzicate su questo canale da un po', sapete che una delle mie più grandi passioni è la cucina, ma soprattutto cucinare dolci. Sperimentare la panificazione seguendo un po' la moda del momento lockdown mi ha portato a scoprire una cosa che non avevo mai sperimentato: il problema della panificazione che richiede molto tempo, cosa che nella vita normale non abbiamo per stare a seguire, diciamo, la pasta che lievita, ecco, per seguire le tempistiche giuste della panificazione. Quello un po' mi mancherà, ma magari qualche weekend mi ci metterò, insomma, ci sarà sicuramente occasione di risperimentare dei prodotti lievitati. Una cosa che da meteoropatica doc sicuramente mi mancherà è questa situazione. Fuori c'è brutto tempo, piove a dirotto, o nevica, o fa freddo, e tu non devi, anzi non puoi, uscire. Quante volte nella vostra vita vi è capitato di dover fare assolutamente quella cosa, quel giorno specifico, e non avere la minima voglia di uscire proprio perché c'era brutto tempo, faceva freddo, non avevate voglia? E la quarantena ci ha regalato, purtroppo non molto spesso, dato che il bel tempo ha deciso di uscire proprio quando noi eravamo tutti in casa, qualche volta ci ha regalato questo momento di oh, che bello, non devo uscire per forza, che bello guardare al calduccio questa pioggia scrosciante al quale non mi devo sottoporre. Ultima cosa che mi è piaciuta della quarantena è stata la certezza di non avere mai ospiti. Quando vivi da solo, in generale, quando hai una casa da portare avanti, tra l'altro qua vedete il mio bucato steso, non molto carino a livello ottico, quando comunque vivi la tua vita normale ma vivi da solo, sai che da un momento all'altro comunque potresti avere ospiti, che siano degli amici, che siano i parenti e via dicendo. Quando eravamo in quarantena noi avevamo la certezza che nessuno potesse entrarci in casa e di conseguenza potevamo permetterci il lusso ogni tanto di evitare la pulizia generale,
di non farci trovare con l'aspetto perfettamente curato. Ho seguito un po' il flow di questa cosa, forse un po' in maniera esagerata, perché comunque c'è un limite a tutto. Però ecco, ci sono stati questi momenti che sono stati assolutamente rilassanti per me. Insomma, la quarantena, come dicevo prima, non ci ha portato solamente cose angustiose, ma ci ha portato anche delle cose positive, per il quale ricordare il 2020 non sarà necessariamente così doloroso come ci si aspetta sarà. Certo, non è stato un anno facile, assolutamente no, e i lati negativi sono stati ben di più rispetto a quelli positivi, nella mia esperienza anche molti di più rispetto ad altri, per un motivo o per l'altro. Adesso voglio sapere i vostri preferiti della quarantena, voglio sapere se mi sono dimenticata di qualcosa, se non ho fatto caso a qualche altro lato positivo che ci ha regalato quest'annaccio orrendo, e fatemi sapere qua sotto nei commenti. Ricordatevi che se vi è piaciuto questo video accetto volentierissimo un pollicino in su. Se vi piace questo canale e quello che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella, e se pensate che questo video possa essere utile a qualcuno dei vostri parenti, conoscenti, amici, condividetelo su tutti i vostri social. Noi ci vediamo il 9 gennaio con Cartoon Joe. Invece, con il prossimo Preferiti di Joe, ci vediamo il 28 di gennaio. Un bacione e ci vediamo prestissimo!